Io direi che nei confronti dell'esposizione all'amianto per ingestione, come minimo il principio che va utilizzato è un principio di cautela. Tutti gli acquedotti italiani sono in amianto, tu lo sapevi? No. 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 Gli anni 70 erano gli anni in cui nel mondo industrializzato, in particolar modo quindi anche in Italia, la produzione e il consumo di manufatti in amianto stava crescendo per raggiungere, diciamo, negli anni 80 il picco. E adesso che lo sa, cosa intende fare? Cercherò di informarmi al comune come mai nulla viene fatto, come mai questa cosa esiste. Mi sembra una cosa terribile. Non c'è nessun piano dell'amministrazione per cambiare questo tipo di sistema, questo tipo di materiale. Non a caso l'NCI, che è il National Cancer Institute, che è il maggior ente che studia il cancro a livello, forse a livello mondiale, che è a Washington, ha ritenuto di dover considerare l'asbesto un carcinogeno che entra nel tessuto dei soggetti sia attraverso l'ingestione che attraverso l'inalazione. Quindi il principio di cautela nei confronti dell'asbesto ingerito è assolutamente doveroso. È comodo dire che non è cancerogeno, però qui ci ammaliamo tutti, per un motivo o per l'altro. Io credo che sia meglio evitare l'amianto. Il problema dell'amianto, delle tubazioni, non determina solo un rischio di ingestione, comporta anche un rischio di inquinamento dell'aria, di inquinamento indoor. Io personalmente non consiglierei, non sarei assolutamente felice di sapere che nel mio acquedotto ci sono fibre d'amianto disciolte. Penso che sia sufficiente.